Vittoria Gerace a Monteponerino. Da noi puoi giocare Super Gol, Totogol, Totocalcio, Trist giornaliere e Win for Life, ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Matchpoint. Ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'Annesso Bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in via Padre Pio a Montepone Ridro. Su di noi puoi scommetterci. Gli amanti del surf sanno che quando cavalchi l'onda giusta non puoi mollare neanche un attimo. Il Montepone è sulla cresta dell'onda ed ha mezzi, volontà e pubblico per restarci. Gentili telespettatori, buon pomeriggio dal comunale Frabotto Mannesi di Montepaone dove la squadra esterna 7 di S1 TV con la voce di Giorgio De Filippis, il commento tecnico di Pantaleone Leto e la mano operativa alla camera di Pasquale Lentini è pronta per offrirvi la partita l'ottava giornata della prima categoria Girone C tra Montepaone, Real Montepaone e San Gregorio di Pona. Innanzitutto un buon pomeriggio a Pantaleone Leto, oggi con noi per un attento commento. Buon pomeriggio Giorgio, buon pomeriggio agli spettatori di S1 TV, oggi come dicevi tu in campo Real Monte Paola in San Gregorio, una gara importante, valida per le zone alte della classifica, soprattutto una, squadra con due, una, una gara con due squadre in grande forma. Montepone è da una vittoria in, tra, in trasferta contro la Rombiolese, invece gli ospiti del San Gregorio hanno vinto in casa. E vai con le formazioni, poi daremo qualche, qualche dettaglio sulla forma delle due squadre. Sicuramente ci sarà da di divertirci, lo stadio si sta riempiendo, abitudine modello Juventus Stadium, tutti gli spettatori arrivano all'ultimo momento e all'ordine dell'arbitro, il signor Lorenzo Notaro di Lamezia Terme, si schierano le seguenti formazioni. San Gregorio Dippona con Cannatelli, Simonetti Giuseppe, Nesci, Pasquale Curello, Garofalo, Caterina. Ba, Egidio Simonetti, Marino, Francesco Simonetti e Amante. Mentre in panchina a fianco di Mister Pino Alessandro ci sono Pasquale Ventrice, Gregorio Ventrice, Petrolo, Gasparro e Gregorio Simonetti. Il Monte di Mister Pisano risponde con Emanuele Fiorentino, Francesco Fiorentino, Scarfone, Mellace Conidi, Grillone, Doria, Marco Voci, Procopio, Vatrella, Domenico Voci. In panchina Leone, Rattà, Paparazzo, Ursino, Marcellino, Gualtieri e Pirritano si tratta di una partita come diceva Leo Leto dell'altra classifica perché il Montepaone deve riconquistare il primo posto che gli è stato sottratto per il fatto che il Fronti ha giocato di sabato e quindi l'ha scavalcato vincendo ieri la propria partita mentre il San Gregorio deve affermare la propria posizione al momento è settimo con 11 punti. L'arbitro ha completato tutti gli accorgimenti iniziali, il Montepaone attaccherà da sinistra a destra della nostra visuale con con la maglietta in bianca con inserti con i colori classici il Montepone giallo-verdi, mentre il San Gregorio è riconoscibile con una tenuta eh, giallo-rossa con eh, inserti e bordi bianchi, calzoncini rossi e calzettoni di ugual colore. Siamo pronti per prendere il tempo, tutti con la mano sul cronometro, soprattutto il signor Notaro, siamo al via con circa 12 minuti di ritardo e il Montepone batte e inizia le ostilità il tocco favorisce però lo stop di Amante che si gira scambia con un compagno appoggia poi per Bach, controlla il pallone cerca di andarsene in velocità viene raddoppiato da tre persone ma subito riesce a liberarsi alla palla cross dalla destra all'attenzione di Francesco Simonetti ma la palla attraversa tutta l'area di rigore e viene riconquistata da Fiorentino che la mantiene in campo, finisce tra i piedi di Egidio Simonetti che scambia con il numero 4 Pasquale Curello. Ancora a che cerca la fucilata da lontano. contratto con decisione da Domenico Voci. Il pallone rimbalza ancora. E arriva alla fine con un'entrata decisa di due giocatori, il portiere fiorentino e l'attaccante del San Gregorio. Che si scontrano. Il fallo in questo caso è a favore del Montepone, perché è stato travolto in uscita Emanuele Fiorentino. Abbiamo cominciato alla grande, Leo? Sì, alla grande, subito in avanti il San Gregorio. Bene il Montepone che si è difeso con ordine, dicevo prima una partita fra, con due squadre in grande forma, ci sono di fronte eh, la migliore difesa del campionato, il Montepone, che ha subito fin qui solo due golli e una delle, dei migliori attacchi del campionato, il San Gregorio che ha segnato ben 18, 18 reti. Intanto vai con la e vediamo intanto di esaminare anche quelli che sono gli schieramenti delle due squadre. Ci sembra un classico 4-4-2, quello presentato da Mister Giuseppe Alessandro. Mentre il Montepone, pur mantenendo quattro giocatori in linea in difesa e due attaccanti, probabilmente avrà eh, qualche sorpresa a centrocampo, un'ipotesi di rombo con un giocatore davanti al, alla difesa. Ma questo lo studieremo nell'arco della partita. Intanto il pallone rimbalza e finisce nella proprietà di Fiorentino Francesco, lancio lungo, troppo lungo in profondità. E... Natelli chiama la palla la fa sua e la recupera si fa risalire tutta la squadra prima di effettuare il rilancio che avverrà di sinistro cercando di superare la metà campo uh, della, de, in zona d'attacco del San Gregorio colpo di tacco di voci intervento deciso del giocatore del San Gregorio il numero 8 Egidio Simonetti abbiamo tre Simonetti contemporaneamente in campo e riparte ancora il Montepone con Fiorentino che appoggia per Conidi che guarda osserva il piazzamento del contrario dei compagni e poi sventaglia dove per però la palla finisce a pieda di Pasquale Curello. Lancio lungo a cercare Amante che però viene subito eh, coperto con il rientro in difesa di Scarfone che recupera il pallone e conquista la rimessa laterale da affidare a Grillone. Sappiamo bene che il Montepaone per impostazione del suo mister Alessandro Pisano non getta mai via la palla, cerca di costruire fin dai primi movimenti della difesa e vediamo che è arretrato anche Voci a recuperare la palla e a portarla poi in avanti cercando di scardinare quello che è sicuramente almeno inizialmente un bunker da parte del San Gregorio. Leo, quindi mi confermi un 4-4-2 da parte del San Gregorio? Sì, Giorgio, come dici tu, proprio così. Adesso c'è il Montepaone che cerca di scardinare la difesa del San Gregorio. Fermati, vai pure con sì, ed ecco che riparte ancora cercando di dare ordine alla propria manovra il San Gregorio con un appoggio per Bache, il bomber di questa squadra, ha segnato eh, in, tre gol insieme a Francesco Simonetti, il numero 10, che ne ha segnati 5. Ancora un lancio in profondità a cercare la penetrazione di Gregorio Vatrella che raccoglie la palla, la controlla di sinistro e poi salta di destro l'avversario, ma non riesce a anticipare il raddoppio dell'altro giocatore del San Gregorio e riprende però l'offensiva il Monte che ha subito. Deciso di installarsi in pianta stabile nella metà campo del San Gregorio. Pallone che gira sulla destra verso Conidi, ancora controlla, scarica verso Grillone. Grillone di destro, anzi si tratta di Mellace, ma l'errore favorisce Amante. Contropiede ripartenza veloce. 2 contro 3 del San Gregorio. Amante osserva, C'è Marino che però è già marcato, recupera ancora Egidio Simonetti, controlla di sinistro, entra in aria, tenta la fucilata e la palla sfiora il palo, anzi lo colpisce su deviazione del. Numero 2 eh, del numero 5, se non andiamo errati, con, con Idi e si conquista il primo calcio d'angolo con una intraprendente azione del San Gregorio che è ripartito, ma è ripartito in maniera velenosa, conquistando appunto un calcio d'angolo, ma soprattutto andando a sfiorare il palo che eh, per poco non veniva, non veniva sorpreso Fiorentino. Parte subito di sinistro la parabola del calcio d'angolo del San Gregorio, ribattuta di testa. E ancora il San Gregorio che recupera il pallone, doppia finta. Si tratta di Simonetti che cerca di andarsene ma è marcato strettamente scarica poi sulla sinistra si allarga il gioco recupera ancora Mellace che controlla la palla e cerca di andarsene via in bello stile allarga verso Voci coperto, coperto però in ripiegamento difensivo Danesci e quindi si ripartirà con una rimessa laterale in favore del Montepaone Montepaone con predominio territoriale San Gregorio che punge e punge in maniera anche decisa pericoloso quando scende il, il San Gregorio Abbiamo visto il tiro da fuori aria di, di Egitto Simonetti che che ha colpito il palo, ora c'è un fallo e quindi un calcio di punizione importante per il Montepaone Giorgio. E sì, è stato Egidio Simonetti che con esperienza ha interrotto con un uh, piccolo sgambetto un, un, un inserimento importante di Francesco Fiorentino, forse trattandosi di intervento da dietro ci stava anche la munizione ma fu, probabilmente fa bene il signor Notaro a non estrarre il cartellino giallo e a rassegnare una punizione che dall'altezza dei 20 metri, settore destro al ridosso dell'area di rigore del San Gregorio sarà battuta dagli specialisti del Montepaone vediamo sul pallone c'è Mellace Gregorio Vatrella si consultano e stanno praticamente chiamando lo schema barriera di 5 persone richiesta da Cannatelli e ancora i giocatori del Montepaone preparano probabilmente qualcosa mentre c'è defilato sulla destra marcato solo dall'arbitro Francesco Fiorentino sarà Mellace a cercare di colpire Cannatelli è spostato tutto sulla sua il pallone ritorna poi a Marco Vosci e la barriera ha fatto il suo dovere, quello del San Gregorio. Fiorentino, contratto da BA, mette in mezzo il pallone, ne esce fuori bene il San Gregorio, ma è ancora il Montepaone tambureggiante, esterno destro, elegantissimo di eh, Mellace, si impegna in uno scatto importante, Scarfone riesce a mettere dentro, ma questo probabilmente è il tipo di gioco che vuole mister Pisano, non si demorde mai, si corre soprattutto sugli esterni. Sì, abbiamo visto arrivare di corsa sull'esterno, è andato subito al cross. Eh... L'ha presa male, è andato fuori, una buona opportunità per il Monte Paone in, questo, in questo frangente: è stato pronto a non intervenire sul pallone, non visto bene chi era, trovandosi in fuorigioco e a lasciare l'opportunità al proprio compagno. E questo significa anche ragionare durante le fasi di gioco, mentre intanto Amante non è riuscito a far su la palla su indicazione e lancio di Egidio Simonetti e si riprenderà con una rimessa laterale che probabilmente sarà battuta da eh, Giuseppe Simonetti, il pallone viene difeso e eh, finisce poi a Ba, elegante nel controllo, ancora Simonetti, la palla arriva verso l'altro Simonetti, trattasi di Francesco, appoggia per Nesci riceve la palla Marino, se ne va con un 1-2 e, e ancora Simonetti, un giocatore di grande esperienza che conquista un altro calcio d'angolo, il secondo in favore del San Gregorio, dopo essere stato contratto dal preciso intervento di Francesco Fiorentino. Due eh, calci d'angolo, alcune azioni da sull'uno e sull'altro fronte. È una partita che si mostra subito vivace, basata sulla velocità dei tanti giovani presenti in campo e sull'esperienza di alcuni eh, giocatori come Mellace, come i Simonetti del, del San Gregorio, che certamente sono utili per tutti quei giovani che corrono e hanno bisogno appunto dell'esperienza. Lunga la parabola, grappolo i giocatori al centro dell'aria, esce sicuro eh, Fiorentino, fa sua la palla e aspetta per farli risalire che tutti i suoi compagni si dispongano sul rettangolo di gioco. Allarga poi in direzione, se non andiamo errati, di eh, Scarfone, ma ora controlleremo meglio, che restituisce la palla a Fiorentino e che la dà poi a Conidi. Eh, si parte con ragionamenti manovrati, Leo? Sì, il le Montepone parte... Dalla difesa manovrando, da Scarfone, spesso si arriva su Fiorentino per poi arrivare nella, nella tre quarti e lanciare i giocatori d'attacco. Notiamo la disposizione dei due esterni, quello destro fiorentino e quello sinistro Scarfone, che sono molto alti. E proprio Scarfone, però, incappa in un controfallo subito notato dal signor Notaro di Lamezia, che permette così a Giuseppe Simonetti di reimpostare con il San Gregorio in zona d'attacco. La squadra vibonese, che certamente non è squadra che si chiude in difesa, ma che oggi, giocando contro una delle squadre votate al raggiungimento dei migliori risultati in classifica, cercherà di fare gambe raccorta. Controlla Fiorentino, cerca di scambiare col numero 7 Doria, viene fermato. Controlla a sua volta il capitano uh, Curello Pasquale, si appoggia per Regidio Simonetti che salta un avversario ma viene subito raddoppiato. Il pallone finisce ancora a Simonetti, trattasi di Giuseppe. Contrasto, si lotta alacremente a centrocampo e ne esce fuori voci che però poi nell'ultimo appoggio impegna Fiorentino un grande scatto che risulta proficuo perché Fiorentino riesce a recuperare il pallone. Un attimo di pausa per vedere come si dispongono. Nessuno fa movimento tra gli attaccanti. Fiorentino aspetta appunto il movimento e poi l'intervento sempre di Egidio Simonetti che chiude l'azione la, eh, del Monte in rimessa laterale. Eh, Leo, mh, siamo a Monte c'è la scuola calcio. Notiamo che ci sono oltre 20 raccattapalle, una squadra di futuri campioni ai quali va il nostro in bocca al lupo. Certo, Monte è una squadra con la scuola calcio dove ci sono i giovani, ma anche la, la prima squadra, molti giovani in squadra che si fanno. Ben, ben apprezzare e intanto vediamo che Marino si arrabbia con Ba che ha ritardato il passaggio mentre sia Marino che Francesco Simonetti cercavano di impostare sulla sinistra. Eh, ba ha preferito cercare fortuna sulla destra, e qui eh, ha ricevuto il rimbrotto da parte dei suoi compagni. Lancio lungo a cercare avanti, colpo di testa per Marino. Marino controlla, si tratta del centravanti, ma probabilmente è un falso 9 nel senso che spazia su tutto il fronte d'attacco del San Gregorio, cercando poi soprattutto sulla sinistra di interloquire con Francesco. Cesco Simonetti esce bene il Montepaone con un rilancio che impegna nello scatto Salvatore Procopio, coperta però la posizione dal numero 3, Nesci, che appunto di fisico impedisce a Salvatore Procopio di recuperare il pallone, e c'è rimessa laterale per Capitan Curello. Curello che scambia con Garoffolo che controlla il pallone, se ne va in un dribbling improbabile, ci mette una pezza a Egidio Simonetti, ma si combatte duramente a centrocampo. una partita soprattutto da centrocampo perché è da lì che poi partirà le trame per lanciare gli attaccanti che sono in entrambe le squadre pericolose. Ba, alza la testa delizioso lancio sul quale però interviene Conidi che poi scambia con Domenico Vosci e riparte ancora il Montepaone ordinato siamo intanto arrivati a come dice il cronometro del nostro Leo al minuto undicesimo il risultato è sempre di 0-0 tra Real Montepaone e San Gregorio di Pona una partita che è iniziata senza freno a mano con uno scatto e un'accelerazione importante da parte di tutte e due le squadre e intanto Notaro fischia un intervento deciso di Egidio Simonetti sul piede di uh, Fiorentino niente di grave ma è giusto uh, fischiare in queste circostanze Leo, la giornata di oggi è... Utilissima per giocare a calcio, bel tempo, poco sole, terreno mi sembra in ottime condizioni. Sì, le condizioni ideali per giocare a, campo, a calcio si sta bene anche qui in tribuna. Eh, non, è, non fa caldo, quindi penso le squadre si troveranno bene, lo stiamo vedendo perché sono partiti senza, senza freno a mano tirato, come dicevi tu. Ora c'è un attacco del Montepone con un colpo di testa di Procopio se non sbaglio. E poi la palla ancora sulla fascia con il Monte Paone, palla messa in mezzo, colpo di testa e la palla messa in calcio d'angolo da Cannatelli. Azione pericolosa del Monte Paone. Vai Giorgio. E vedi quando uno ha un opinionista che è anche commentatore che subito toglie il posto. L'azione innescata da uno splendido stop di destro in corsa di Fiorentino e poi il colpo di testa di Doria che ha impegnato Cannatelli a togliere la palla da sotto la trasversale dove era indirizzata e dove poteva finire se non ci fosse stato un magistrale intervento del numero uno del San Gregorio il calcio d'angolo viene battuto da Mellace, schema eh, recupera eh, Procopio ma questa volta viene murato dalla difesa del eh, San Gregorio ma è ancora il Montepone a pigiare l'acceleratore reciproci colpi di testa Amante riceve il pallone, c'è subito il recupero su di lui con Idi il lancio a cercare Francesco Simonetti che si è portato sul settore di destra quindi notiamo come questo calciatore con la sua esperienza è in grado di svariare da un lato all'altro del Settore offensivo ma il Montepaone riprende a macinare il gioco con Fiorentino che scambia adesso con eh, il numero 5 Conidi mentre Grillone chiede palla e sale molto alto l'esterno scarfone seguito anche da Fiorentino e questo è un leitmotiv della squadra di Mister Pisano. Fiorentino mantiene la palla in campo, l'arbitro era indeciso e poi alla fine nel dubbio ha scelto di segnalare appunto la rimessa laterale in favore del San Gregorio. È Capitan Curello che lascia il pallone ad Egidio Simonetti la rimessa è per Francesco Simonetti ancora Egidio Simonetti, intervento deciso questa volta di Doria e Curello che lancia per Amante, si impegna in uno scatto con Scarfone che mostra esperienza nel reggere di fisico all'attacco appunto del giocatore Vibonese che poi mette in mezzo il pallone, una parabola di sinistro che attraversa tutta l'area di rigore e finisce sul fondo dove però Fiorentino dice di no, si tratta di Fiorentino Francesco e cerca di reimpostare l'azione insieme con Conidi. con, Idi. con Idi controlla, scambia con Fiorentino, in questo caso si tratta di Emanuele, che di destro imposta verso Scarfone, ma la palla finisce nella zona, se non andiamo errati, di Giuseppe Simonetti. Il colpo di testa è di Curello. Amante controlla la palla, scambia con Bach, che di destro cerca di innescare eh, Simonetti, ma questa volta il passaggio è impreciso. Riceve sul suo se settore di competenza Doria che ripassa Fiorentino, tocco laterale per Conidi, mentre Grillone si muove in sincrono con l'altro difensore centrale. La difesa in questo momento ci serve. Sembra a tre, quindi in fase di eh, attacco il Monte Paone ha una difesa a tre, due esterni altri e Marco Vosci che eh, torna, in, anzi, Domenico Vosci che torna indietro a dettare un po' i tempi, un po' alla pirlo. Sì, esatto. Una difesa che si sta muovendo bene, che sta tenendo a bada Simonetti, e Gidio e Ba che tentano di, di arrivare in aria, ma fin qui il Monte Paone ha concesso poco, a parte quel palo da. Da, col tiro dalla distanza di Simonetti. In effetti, siamo a, a un'occasione per, per parte pericolosa. Il palo appunto, di Francesco Simonetti, il colpo di testa di, eh, di, di Doria con il bell'intervento di Cannatelli. Eh, e intanto vediamo che ancora sono i difensori centrali del Monte Paone che impostano. Si tratta di Grillone che scambia con Mellace, che eh, appunto eh, apre ora per eh, Conidi. Si scambiano molto le posizioni. È un turbillon tattico che sicuramente Mister Pisano ha pensato e ha preparato in allenamento. Ed ora però è Giglio Simonetti, lancio lungo a cercare Amante, si chiude il Montepaone però l'altro Simonetti serve Marino, non riesce a tirare per il buon intervento di Scarfone che lo porta poi sull'esterno, tenta lo stesso il tiro il numero 9 Marino ma a quel punto era defilato e la palla finisce ben lontana dai pali difesi da Emanuele Fiorentino. E ancora il Montepaone con Conidi, con Fiorentino, a questo punto torna indietro anche Marco Vosci, quindi si tratta di una serie di schemi che prevedono il rientro di un giocatore attuale. Sulla linea difensiva per poter eh, creare appunto difficoltà a quella che è l'impostazione della fase di eh, difesa, appunto, del, eh, della squadra vibonese. Colpo di testa a favorire Simonetti. Eh, Francesco controlla elegantemente di destro osserva il piazzamento dei propri eh, compagni e poi tocca per Garofalo Ancora per l'altro Simonetti. Si tratta di Egidio, salta un avversario sinistro a cercare Amante, Scarfone lo ferma ma va recupera. Scatta ancora. Si tratta di Giuseppe Simonetti sulla destra, gli lascia un po' di spazio, mette in mezzo il cross e la palla viene liberata dalla difesa del uh, Montepaone che reimposta subito con Vosci che tocca per Vatrella, se ne va l'espresso di Staletti, tentano la penetrazione verso Procopio uh, provvidenziale in questo caso l'intervento di uh, Garofolo che evita che Procopio si involi verso la porta difesa da Cannatelli uh, Leo, non si tratta proprio di prima categoria, dal punto di vista tattico siamo perlomeno in una categoria superiore, sia dall'uno che dall'altro lato sì, una, una bella partita, Giorgio con uh, due squadre che stanno cercando di superarsi e non a caso occupano tutte e due la zone alte della, della classifica. La, il San Gregorio, vediamo, pur giocando in trasferta, proteso in avanti alla ricerca del gol, ovviamente davanti c'è un Montepone che come sappiamo ha una bella difesa quadrata, difficile da superare. Montepone che non demorde da portarsi subito in avanti, e rendendosi, rendendosi anche pericoloso. Come tutti noi sappiamo, Pantalone Leto vive immerso nei dati statistici e quindi sa benissimo quanti gol hanno fatto l'una e l'altra squadra. Beh, sì, come dicevo prima, la, il San Gregorio è uno dei migliori attacchi della, della categoria: 18 gol. Eh, prima mi pareci soltanto con 23 gol alla Rombiolese, però di fronte abbiamo Montepone che ha segnato anche tanti gol, ben 15 gol e eh, ne ha subiti pochissimi, a differenza della San Gregorio che ne ha presi ben 9. Intanto, Grillone non si lascia il ritiro dalla velocità di Amante di sinistro, mette fuori un pallone pericoloso. Abbiamo il numero 7, il colore del eh, San Gregorio Ba, che gioca una posizione intermedia un po' a ridosso delle punte, un po' all'altezza del centrocampo, cercando di innescare con i suoi lanci appunto, i compagni. E Simonetti e Giuseppe che scambia appunto, a sua volta con un compagno, si cerca di ripartire. Dice di no eh, Gregorio Vatrella e la palla finisce ancora in rimessa laterale, sempre di competenza su quella fascia di eh, Giuseppe Simonetti che sta per battere eh, l'arbitro il signor eh, Notaro osserva la situazione la palla arriva alta e sono le mani magiche di Emanuele Fiorentino che si avventano sul pallone sulla testa di un paio di avversari e compagni e blocca con sicurezza in questo caso è uno di quei classici interventi del portiere che dà sicurezza a tutta la propria squadra e Scarfone che riceve elegante lo stop si gira supera la metà campo e parte in progressione alza la testa e cerca Procopio, nessuno interviene né Procopio né Garoffolo. Probabilmente il fallo era del difensore. Ma l'arbitro, in questo caso, applicando una vecchia regola del calcio, favorisce la squadra che si difende. E quindi si ripartirà con una punizione all'altezza dei 30 metri nella zona difensiva da parte del San Gregorio, appunto in favore dei Vibonessi. Se ne occupa Garoffolo che batterà di destro, tenta di lancio lungo ancora una volta a cercare Amante, che spizza di testa il pallone, che però finisce tra i piedi di Grillo e si riprende con il fraseggio manovrato già in fase difensiva da parte del Monte Paone. E anche qui Fiorentino deve dimostrare che non solo le mani sono buone, ma anche i piedi. Sì, infatti partono da, da Fiorentino i palloni per eh, Scarfone o Conidi. Ora, in questo momento, addirittura eh, Fiorentino viene avanti e lancia lontano a cercare l'altro Fiorentino. Poi il colpo di testa di. Nesci mette la palla in fallo laterale quindi Fiorentino che è in fase di impostazione è importante. E questo con la salita degli esterni permette un attacco a 5, una linea d'attacco a 5 in fase offensiva da parte del Montepaone eh, Procopio mette in mezzo per Voci velenosissimo il cross, la palla viene tenuta in campo da un intervento ci sembra proprio di amante ma questa volta poteva essere molto più pericolosa la situazione, riparte eh, Simonetti ma in maniera errata mettendo la palla in rimessa laterale, questa disposizione tattica del Montepaone con vari cambiamenti quando si muovono i giocatori rispetto alle posizioni di partenza sta mettendo in difficoltà l'assetto tattico del San Gregorio di Pona e potrebbe portare dei risultati produttivi a favore della squadra di casa e Mellace che avendo subito il fallo si occuperà appunto della battuta notiamo che ci sono ben sei giocatori all'interno dell'area di rigore pronti a svettare i testa ma in questo caso scendono anche i lunghi del San Gregorio e sarà un bel combattimento aereo tra le due squadre per vedere chi Incornerà questo pallone che sicuramente arriverà al centro dell'aria, calciato di destro da Mellace, parabola morbida, esce con sicurezza e con un'incertezza finale Cannatelli sull'intervento appunto se non andiamo errato, eh, errati sempre di eh, Doria e la palla finisce in calcio d'angolo e quindi possiamo annotare un calcio d'angolo anche in favore del Montepone e sarà ancora Mellace che è un po' il fromboliere, il battitore libero della squadra bianca eh, di casa a occuparsi appunto di questo calcio d'angolo di destro all'interno quindi parabola a rientrare ancora una volta sono ben sei anzi sette calciatori del Montepone però la battuta bassa non favorisce colpi di testa, arriva il pallone colpo di testa di Doria che incorna bene un po' alla Cristiano Ronaldo ma non inquadra la porta questa però la consideriamo occasione pericolosa E certo, occasione pericolosa come le due in precedenza, ultimi tre minuti abbiamo visto il Montepagone rimanere lì in area di rigore, tre occasioni importanti, una, una sventata da Amante l'altra il portiere poi in sicuro l'ha persa mandandola in calcio d'angolo, ora questa è proprio la più evidente con il colpo di testa che è, è terminato al lato, oh, è sul fondo scusate. Quindi Montepone in questa, in questa fase è pericoloso. E mentre stiamo entrando nel ventitreesimo minuto del primo tempo, il risultato è sempre occhiali 0-0. Riparte ancora Amante in velocità, e innescando ancora il duello con altrettanto veloce Scarfone, cross di Amante, uscita eh, secca e decisa di Fiorentino, ma in questo caso non c'è nessun colpitore di testa del San Gregorio che potesse impensierire appunto la difesa del Montepone. Ancora uno scambio tra Grillone con Scarfone, mentre Amante. Recuperato la posizione e Marino e Simonetti Francesco rappresentano le due punte di questo 4-4-2 con vari artifici tattici. Presentato da Mister Giuseppe Alessandro. Il rilancio viene intercettato. Più che il pallone, il piede di. Eh, di Grillone, viene, anzi di, di Conidi se non andiamo errato, viene intercettato da Marino, non è stato un intervento cattivo ma è stato un intervento doloroso. Eh sì, si è sentito da qua Giorgio, non è stato cattivo però l'ha preso in pieno, Conidi. mi pare sia Conidi a terra, sì. E avrà sentito abbastanza dolore. E il signor Notaro ha redarguito Marino. Non c'era cattiveria, però indubbiamente è arrivato in ritardo. E questi sono quei calci che, come diceva un vecchio allenatore, comunque fanno crescere. Ma certamente non ha bisogno di crescere, dall'alto della sua esperienza. Il giocatore eh, Mellace che appunto batterà questo calcio di punizione, sia pur dolorante. Fischio dell'arbitro Mellace, Grillone, Conidi, un trio al eh, Bonucci, Barzagli, Chiellini. E la palla finisce a Fiorentino. È sempre uno spettacolo vedergli soppare la palla ma questa volta il raddoppio e la difesa del San Gregorio lo blocca Simonetti allarga per Simonetti trattasi di un dialogo tra Francesco ed Egidio recupera ancora eh, per un attimo Procopio mentre ci pensa appunto Caterina a rilanciare il pallone e si ricompone il, eh, la linea 4 difensiva del Montepone con palla a Mellace che secondo me è quello che appunto ha il compito di articolare tutte le azioni offensive sia in maniera manovrata sia con laggi profondi e penetranti come questo che cerca di servire Doria interviene Nesci controllo tocco per Simonetti Simonetti trattasi di Francesco che scarica verso Curello un vecchio bucaniere di queste categorie un giocatore che ha calcato anche palcoscenici più importanti ma che rimane un punto di riferimento tanto è vero che è il capitano del San Gregorio di Pona ruba palla eh, Vatrella subisce fallo da parte di Simonetti eh, Giuseppe anche in questo caso fair play e ci si rimette in piedi anche perché lei si tratta di atleti, quindi un calcio in più un calcio in meno va assorbito. Certo, certo. È normale nel calcio subire un colpo. Come sappiamo, il calcio è un gioco maschio, e quindi è normale che prima o poi si prende, si prende e si dà. Cosa che avviene anche tra telecronisti, tra poco cercherò di calciare la tua caviglia, non, non te la prendere eh, anche la telecronaca è un gioco maschio. Riprende intanto eh, Mellace che controlla il pallone, eh, finge di passare a Conidi e poi va a cercare Fiorentino che salva la palla. Non era rimessa laterale, anzi l'ha mantenuta sulla linea, si impenna il pallone. Controllato di petto da Marino, va e questa volta pur il talentuoso giocatore del San Gregorio, non riesce di prima a servire il compagno. Innescato Vatrella se ne va in velocità. Velocità, a su di lui Bam! E poi continua Vatrella, mi sa che è lui che tocca per ultimo il raddoppio è stato di Garoffolo, ma velocissimi sia Ba che Vatrella in questo scatto sulla fascia sinistra della zona d'attacco del Monte Paone, che ha premiato poi alla fine il San Gregorio di Pona con Cannatelli che ora provvederà al rinvio dal vertice destro dell'area piccola di competenza del portiere. Anzi anche qualcosa in più notiamo che ormai è diventata abitudine comune eh, non rispettare proprio le righe e andare un po' oltre le righe. Si può Leo? No, non si può, anche dai calciodangoli spesso vediamo che il pallone viene messo in posizione più avanzata rispetto a quello che è il punto risalvato alla palla, quindi spesso ci si prova, l'arbitro non se ne accorge e quindi va bene. E se accade in Serie A dove ci sono 5, 6, 7 arbitri e occhi elettronici a controllare, può accadere anche nelle nostre categorie, che comunque da un punto di vista tattico e tecnico non hanno nulla invidiare, da invidiare alle categorie superiori. Si discute su una rimessa laterale che alla fine viene assegnata al San Gregorio di Pone. In questo momento da, toccherà a Nesci che esce fuori dal, eh, dalla panchina dove era appunto scomparso perché era coperto come visuale e rimette per Maria. Interviene Vatrella che di destro serve Salvatore Procopio. Stop di petto, forse un po' alta la gamba di Egidio Simonetti. Non dice nulla l'arbitro. Il lancio però viene intercettato da Doria, recupera ancora. Se andiamo errati, Simonetti che entra in percussione ma triplica la marcatura. Il Montepaone con Mellace che con grande sangue freddo serve Fiorentino che si libera del pallone. Scarfone però non riesce a rilanciare. Amante recupera ancora una volta Scarfone di prepotenza. È un fuori quota, ma è anche molto bravo da. Punto di vista fisico ruba palla e rinvia in rimessa laterale. Leo ancora oltre il colpo d'occhio qua del Comunale Frabotto Mannesi che intanto si è riempito di spettatori. È meraviglioso. Il sole, il mare, il calcio, il Prato Verde. E tantissimi, tantissimi spettatori, devo dire, che seguono con attenzione questa, questa gara. Una bella giornata sicuramente di sole per essere novembre. Sembra una giornata di primavera. Eh. Va bene, va bene, è una, una bella gara. Stiamo vedendo un, be, un bel incontro tra il Real Montepone e le, il San Gregorio. Come dicevo, non si risparmiano, stanno tentando di superarsi. Una buona gara, quella del San Gregorio, soprattutto quella del Montepone, che fin qui lo, mh, secondo me ci ha provato di più. E intanto è Conidi che è finito a terra in un contrasto con Fiorentino che ha messo uh, fuori campo la palla per permettere l'intervento dei sanitari. E notiamo anche che la tribuna stampa qui del Comunale incomincia a diventare piccola perché le testate sono, sono tante e quindi c'è voglia anche di comunicare, di dare notizie a tutti coloro che uh, appunto aspettano uh, di sapere i risultati di queste partite. Leo, vedo che accanto a te c'è anche un collega giornalista, possiamo. Porgergli il microfono per dare un'idea su questa partita. Sì, c'è qui vicino a noi eh, Giuseppe Ranieri della Gazzetta del Sud che, nella scorsa partita, ci ha anche omaggiato del suo commento tecnico. Giuseppe, questa, un commento su questi primi mezz'ora di Montebone San Gregorio. Sì, amici sportivi, buon pomeriggio. E stiamo assistendo ad un incontro caratterizzato da buoni spunti tecnici su entrambi i fronti. Eh, I primi 30 minuti hanno offerto un Montepaone che ha cercato di esprimere la propria padronanza territoriale al cospetto degli ospiti che hanno cercato di sfruttare, devo dire a dovere, buone ripartenze e a fare la differenza su entrambi i fronti sono state le difese. Perché entrambe sono, si sono dimostrate coese e sono riuscite a chiudere con Dovizia le azioni portate verso le rispettive porte. Un match caratterizzato quindi da buoni spunti tecnici, che non pare proprio un match di prima categoria, perché sembrerebbe guardare una partita di promozione. Grazie, Giuseppe. Ridiamo. Il microfono a Giorgio, così torna in telecronica. E questo per dire come nel mondo del giornalismo c'è concorrenza, siamo tutti insieme qui a chiacchierare, a dialogare, a divertirci parlando appunto del, del calcio e del mm, ruotare del pallone che tanto ci appassiona. Intanto dopo con Indice un altro giocatore del Monte Paone che necessita di interventi appunto del, dei massaggiatori, si tratta di scarfone ma anche in questo caso la preparazione tecnica, la, anzi no, si tratta ancora di, di grillone. la preparazione tecnica e anche quella atletica eh, permettono di sopportare anche questi piccoli eh, colpi. Notiamo che tutti i giocatori si vanno a rinfrescare bevendo, quindi noi siamo qui comodi in tribuna, ma certamente questo Caldo novembrino, eh, quasi inaspettato, però siamo in vista dell'estate di San Martino e eh, quindi a fatica i giocatori. Chissà se riusciranno a mantenere questo ritmo per tutta l'intera durata del, della partita, che sarà 90 minuti e più. Sportivamente viene restituita da, da Amante la sfera di cuoio a Fiorentino, che la scambia con Mellace e Conidi chiama subito lo schema per ripartire. Mentre Grillone è ancora a bordo campo, quindi in questo momento il Monte sta giocando in 10 non si spaventano nel loro fraseggio i giocatori della difesa dei bianchi eh, con bordi giallo verdi con Fiorentino che diventa subito centrale difensivo si tratta di Fiorentino Emanuele e rilancia lungo alla ricerca di Fiorentino Francesco mentre lo stop questa volta è di Giotto Pisano il mister del Montepone perché la, la precisione non è stata l'arma migliore di Emanuele Fiorentino la rimessa laterale cerca di favorire lo scatto di Marino ma il colpo di testa di Fiorentino interrompe la trama si tratta di Domenico Voci che cerca di innescare l'attacco del Montepaone ma recupera Egidio Simonetti lancio verso Amante che cerca l'acrobatico stop però improbabile perché il lancio era eh, più lungo e vediamo intanto che Conidi ancora non si è ripreso il massaggiatore ha alzato la testa e sta utilizzando il ghiaccio miracoloso speriamo che eh, possa farcela Conidi perché sarebbe un duro colpo per il Montepaone. Vatrella controlla il pallone Fiorentino lo scambio intercettuale accettato da Simonetti, trattasi di Egidio, si gira su se stesso, appoggia Pernesci, il, il lancio viene eh, stoppato da Vatrella, si stanno sacrificando molto anche i centrocampisti il Montepone per coprire questa situazione deficitaria dal punto di vista numerico. Certo, in 10 in questo frangente il Montepaone e il San Gregorio che vorrebbe approfittarne di questo momento, ma abbiamo visto come la squadra si è compattata qui proprio sotto di noi dalla parte dove sta cercando di spingere ora il San Gregorio, e prova a ripartire, viene fermato Procopio con un fallo, quindi calcio di punizione per il Montepaone, che potrà ora gestire questo momento e vedere se con i di riuscirà a entrare o se, se dovrà provvedere a una sostituzione. E quindi proprio mentre il San Gregorio di Pona alzava il baricentro cercando di pressare il giocatore del Monte Paolo, una ripartenza fermata fallosamente di Doria e Procopio stava per diventare pericolosa. fischio del signor Notaro ed Mellace che tocca per Voci, ricordiamo Voci Domenico, appoggia all'indietro ancora per... Grillone, stop di petto di Fiorentino, gli ruba la palla a Simonetti, la difende, cerca d'andarsene, se ne va in bello stile. Ma trova di fronte a sé un Conidi, stile Buck per quelli della certa età che si ricordano di questo giocatore che blocca tutto e ferma un'azione che poteva diventare pericolosa. Complimenti anche a Simonetti che se ne è andato sia con, difendendo la palla sia con una certa velocità. E ancora Doria accentrato a centrocampo che appoggia per Vatrelli. Che portato a sinistra da mister Pisano, ma ancora una volta è Caterina che ribatte, Simonetti si tratta di Egidio, appoggia per Nesci, rilancio lungo, stop dell'altro Simonetti che di prima serve eh, Ba, lancio in profondità a cercare Amante, si chiude la gabbia difensiva del Montepaone, Scarfone e Conidi, dicono no eh, Conidi di testa, eh, Scarfone di testa e Conidi di piede, poi si affidano a Mellace e riparte con tranquillità la manovra, la ragnatela del Montepaone, siamo giunti al 30 27 secondi in questo momento, il risultato è sempre di 0-0, però la partita risulta piacevole. Mentre non si hanno al momento notizie del giocatore infortunato, mentre Conidi che recupera il pallone lo difende e eh, c'è un rimbalzo, forse sì, giusta la segnazione dell'arbitro Francesco Simonetti ha commesso fallo anche se si lamenta quindi si tratta di grillone che al momento è infortunato Leo esatto grillone perché Conidi è con in campo lo vediamo lì col numero 5 prima anzi è stato protagonista dell'azione vediamo grillone giù in fondo rialzarsi però zoppicare quindi non so se sarà in condizione di rientrare vediamo quello che sareste deciso? Intanto c'è un'azione d'attacco, vai Giorgio. Simonetti tocca per Ba, Mellace lo contra, lo chiude e riesce anche a conquistare la rimessa dal fondo. Molto bravo in questo caso Mellace perché Ba era sul suo piede preferito. E vediamo che ci sarà una doppia sostituzione. A questo punto, mano ai taccuini perché l'uscita eh, di Grillone determina pr praticamente delle eh, variazioni tattiche. Sono pronte, se non vado errato, Ursino e Marcellino, vediamo chi uscirà. Quindi. Eh, quando siamo al 35esimo minuto del primo tempo ci sembra che ad uscire sia appunto eh, Doria. Se non andiamo errati. Anzi, no, Scarfone esce Scarfone ed entra eh, il numero 16 Marcellino e poi entra Ursino al, al posto, appunto di eh, Grillone. Quindi fuori Scarfone e Grillone al 35esimo e dentro i giocatori che abbiamo detto quindi evidentemente. Si tratta di una mossa che risente anche della necessità della presenza in campo di eh, fuori quota, perché anche tatticamente Mister Pisano ha voluto far entrare Marcellino al posto di Scarfone e Ursino al posto di Grillone. Vedremo ora come si disporranno appunto, i giocatori del Monte Paone. Intanto è Mellace che perde un primo contrasto. La palla finisce a Simonetti. Si tratta di Egidio che allarga per Nesci. Nesci controlla di sinistro. Eh, si libera Marino, ma preferisce appunto l'altro Simonetti, Francesco. Eh, che allarga, bah, difende un pallone rispetto a Doria, se ne libera, tocca per Amante, Amante di destro, ma si chiude ancora molto bene il, Mon il Montepone. In questo caso con Marcellino, che è un altro under di quelli che non sembrano under. Leo, come la le vedi questa doppia sostituzione? La vedi questa doppia sostituzione di Mister Pisano? Eh, è andato a cambiare un po', penso, la, la situazione, vedremo come. Adesso la, la squadra si metterà e, e il beneficio che porterà la doppia sostituzione. Vediamo che ora la difesa è a tre con Fiorentino, Conidi e Ursino. Ursino che interviene e mette la palla verso Doria, scatta insieme con Garoffalo, riesce a vincere lo scatto, sullo scatto ma Garoffalo poi difende la palla con, con il fisico e sembra avere la, la meglio su Doria. Il pallone finisce a Bacche e se ne va eh, evitando Ursino, ha di fronte a Semellace, salta anche lui, poi tocca verso Simonetti. Attenzione Amante, Amante tergi verso pallone scivola entra amante prende la mira tiro miracolo di fiorentino che con sicurezza ribatte e questo è come se fosse stato un gol da parte di fiorentino arriva il pallone e finisce in calcio d'angolo questa volta fiorentino è andato giù all'ultimo momento costringendo amante a scaricare il destro in maniera centrale e con le gambe a quel punto fiorentino è riuscito a ribattere attenzione ora al calcio d'angolo che sarà di competenza di egidio simonetti che batterà Vediamo se di destro o di sinistro e se la parabola sarà a rientrare o ad uscire. Dovrebbe essere a rientrare perché ecco che di destro arriva il pallone, mischia grappolo umano in aria. Colpo di testa di Caterino, anzi Caterina, ma la palla finisce in rimessa laterale. E quindi il tiro di Amante era di quelli che potevano fare male. Sì, Amante si è ritrovato praticamente a tu per tu con Fiorentino, e è scivolato. Il difensore è stato bravo Fiorentino a, a respingere il tiro, a rimanere in piedi, andare giù al momento giusto e a salvare la porta del Montepaone. E da notare che l'azione pericolosa del San Gregorio è avvenuta nel momento in cui la difesa del Montepaone, del Real Montepaone stava registrando la, il nuovo assetto te, tattico con l'ingresso appunto di Urzino e di eh, Marcellino, quindi anche questo significa che ci sono due allenatori che non solo ragionano ma fanno ragionare i propri calciatori. Sarà ancora rimessa laterale mentre siamo entrati nell'ultima parte del primo tempo eh, trovandoci al 39 minuto di gioco con Simonetti che viene raddoppiato, ma si libera i due avversari, se ne va e eh, da lì non si passa. C'è Fiorentino che, semaforo rosso, recupera il pallone, alza la testa e si appoggia poi per Vatrella. Lo scambio viene interrotto da Curello, e ancora un Simonetti, Egidio che recupera il pallone per Nesci che alla fine scodella il pallone in una zona dove non c'è nessun suo compagno, favorendo l'intervento di Fiorentino che si appoggia poi con, con Idi mentre tutto il meccanismo tattico del Monte Paone si muove come se si trattasse di un orologio. Ben oleato, Vatrella va a cercare la velocità del numero 8, Voci, c'è Caterina, eh, Caterina che lo blocca ma recupera ancora con eh, Domenico Voci per Marco Voci, entra in aria, cross radente, gol! Ed è gol di Doria che svetta di testa nonostante le proteste del San Gregorio di Pona, ci aveva già provato, modello Cristiano Ronaldo si è fatto trovare all'appuntamento per un cross al bacio di Marco Voci. Bella, bella l'azione del, del Montepaone con Voci che è riuscito a, a mettere dentro questo pallone, il quarantesimo minuto, e, ed è stato lì pronto Dori a farsi trovare dietro il portiere e mettere dentro di testa, il Montepaone va in vantaggio nel momento in cui era sembrato poter andare sotto, comunque premiato il Montepone per questo primo tempo, tutto sommato alla fine il Montepone di azioni pericolose ne ha create, create di più, in vantaggio meritatamente, ora si giocano questi quattro minuti finale del primo tempo. Ed effettivamente Doria si è fatto trovare all'appuntamento il crosser al bacio di Marco Voci che è riuscito. Attenzione, Amante ruba il pallone, entra ancora in aria, gran tiro di Amante, ma lo controllava Mellace e Fiorentino ha visto la palla andare sull'esterno della rete. Quindi è una partita che si infuoca, si infiamma perché il Montepaone ha colpito, ma il San Gregorio sicuramente non ci sta e vediamo mister Giuseppe Alessandro che sta richiamando i suoi, cambiando qualcosa dal punto di vista tattico. Dicevamo appunto del cross al bacio di Marco Voci che ha messo in difficoltà Cannatelli ancora Ba che recupera il pallone, tenta la fucilata che si stampa sulla schiena di Ursino, recupera ancora Curello. Attenzione, perché il San Gregorio non ci sta. Tocco per Ba, marcato da Mellace, mette in mezzo. La palla viene ribattuta in calcio d'angolo da Conidi. E <coughs> su quella fascia, la fascia destra, che forse il Montepone sta correndo maggiori rischi. Sì, eh, abbiamo visto. Che è da quella parte proprio amante in, in due occasioni è arrivato al tiro poi c'è che ci ha provato sempre da quella parte ora il calcio d'angolo eh, il montepone dopo le sostituzioni non è riuscito a registrare forse bene o a, o a sistemarsi come lo era in precedenza arriva forse a, al momento giusto la fine del tempo così mister pisano riuscirà a dare le giuste indicazioni alla squadra intanto si va con il rinvio di Fiorentino, vai Giorgio, e da notare anche il pregevole tiro di Amante che ha cercato di eh, trovare la porta in mezza rovesciata, ma è andato un po' alto rispetto alla traversa. E Procopio che lancia per Vatrella, Vatrella prende velocità, tutti in mezzo il cross radente. Questa volta non è preciso. Doria lo rimette ancora in mezzo. Ursino recupera, non è ancora finito l'attacco del Montepone. Altro cross e ci pensa in questo caso Nesci a ribattere. Eh, recupera. Supera Simonetti che eh, viene però contratto da Vatrella, tocco per Fiorentino, tambureggiante Ursino, tra traversa clamorosa di Ursino, si continua ad attaccare. Mi è finita la voce Leo, perché mi sto emozionando. Attenzione che c'è Simonetti che se ne va. Fammi riprendere fiato, Leo. Sì e eh, vediamo ora che è in attacco il San Gregorio con eh, Francesco Simonetti che poi viene fermato da Voci Marco abbiamo visto l'ottima occasione del, del Montepaone con il gran tiro che è andato a praticamente a sbattere sull'incrocio dei pali azione fotocopia del, del gol questa volta la palla eh, indietro con il tiro da, da appena dentro l'area di rigore se non sbaglio era... Marcellino che è andato al tiro e ha colpito... La traversa, Montepaone che è andato vicino al raddoppio, vai Giorgio, ti sei ripreso? E sono momenti emozionanti, anche la voce scende, perciò ci mettiamo in due per fare uno sforzo fisico da seduti e quindi ecco che intanto Mellace ha ricevuto un uh, pestone però nell'ambito delle variazioni che si sono susseguite con uh, uh, situazioni che si ribaltano da un lato all'altro e ancora una volta il Montepaone eh, in 10 con uh, Egidio Simonetti che controlla la palla, la mette in mezzo, colpo di testa liberato. Procopio fa sportellate con Curello recupera il pallone, tocca per voci, se ne va tra tre avversari. E ancora Voci. Si tratta di Domenico che ruba palla e alla fine Curello dice no, da qui non si passa. Ma veramente in questo momento sembrava rombo di tuono. Eh, Domenico Voci che si è portato dietro un bel pezzo della la difesa del San Gregorio. San Gregorio che non rinuncia ad attaccare mentre ci fanno segnale anche dal centro di coordinamento che eh, si tratta di due minuti di recupero. Ancora Voci. Colpo di tacco, recupera Curello che alza la testa, mette la palla per Marino, è partito Simonetti, trattasi di Francesco, Marino in velocità, la difesa intanto si sta chiudendo, attenzione perché sulla destra ci potrebbe essere qualche difficoltà, Amante entra in aria, forse si allunga troppo la palla e si tratta di rimessa dal fondo perché viene contratto da un deciso Ursino, certo quando c'è in panchina Ursino i cambi diventano anche più facili. Certo, provvidenziale l'intervento, ancora una volta Mante da quella parte era riuscito ad entrare in area di rigore e questa volta è andata bene la palla, l'ultimo tocco è stato proprio di Amante, non c'è nemmeno il calcio d'angolo e il Monte Paone può gestire questa palla quando manca ormai meno di un minuto alla fine della, del primo tempo. Siamo già quindi in fase di avanzato recupero, il pallone è finito in rimessa laterale, si tratterà di rimessa affidata alle mani di Ursino che chiede appunto a Procopio di farsi vedere ma la palla viene poi ribattuta da Giuseppe Simonetti ancora in rimessa laterale. Quindi in sostanza un primo tempo appassionante, un primo tempo con grandi capovolgimenti di fronte, soprattutto con un palo da parte del San Gregorio, una traversa da parte del Montepaone e un gol, quello di Doria al quarantesimo che al momento sancisce. Il predominio per 1-0 dell'attenzione del Montepone. Attenzione perché c'è un'ammonizione, forse un fallo sprecato da parte di eh, Salvatore Procopio che tira per la maglia un avversario. Non ci sembra che però abbia ammonito il signor Notaro, forse sì, eh, o forse si limiterà a rimproverare Procopio. Il cartellino non si è visto e notaro ha segnato solo la punizione, meglio così per il Montepaone, ma in questo caso c'era la trattenuta e sarà Curello a battere questa punizione, lancio lungo di destro, a cercare però la testa di Conidi, anzi il petto con Voci che scambia con Vatrella, si appoggia per Fiorentino che restituisce poi la palla a Mellace, un po' il cervello di questo centrocampo dei Montepaone che ha già in bocca il fischietto non fischierà, sarà appunto competenza sua di battere questa rimessa triplice fischio finale anche se dovrebbe essere solo un, solo un doppio fischio finale all'intervallo Leo io mi sono divertito e stavo anche per perdere la voce, tu? Anch'io Giorgio mi sono divertito un bel primo tempo con due belle squadre dobbiamo dirlo, si sono fronteggiati a viso aperto eh, e si sono viste azioni da una parte e dall'altra Montepaone eh, meritatamente in vantaggio, 1-0 ha avuto la possibilità di, di raddoppiare così come prima del gol del, del Montepaone eh, approfittando di quel momento delle due sostituzioni il San Gregorio avrebbe av potuto passare per primo in vantaggio Un, con 1-0 che che va bene, vedremo, penso che il secondo tempo sarà tutto ancora da, da vivere E allora tutti negli spogliatoi a prendere un po' d'acqua fresca e rinfrescarsi ricordiamo il risultato parziale a Montepaone Montepaone 1, San Gregorio di Pona 0 e a risentirci con l'inizio del secondo tempo e delle nuove ostilità Ricevitoria Gerace a Montepone Libro da noi puoi giocare Super Era 8, Totogol, Totocalcio, Trist giornaliere e Win for Life. Ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Matchpoint. Ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'Adnesso Bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in Via Padre Pio a Montebuonerito. Su di noi puoi scommetterci. Gentili telespettatori, bentornati al Frabotto Mannesi, il comunale di Montepaone Per assistere appunto al secondo tempo della partita tra Real Montepaone e San Gregorio di Pona. La prima parte del, del match si è conclusa col risultato di 1-0. Il gol come da noi documentato al quarantesimo di Doria su Perfetto assist di Marco Voci. Siamo qui sempre con la squadra esterna di S1 TV. Un saluto a Pasquale Lentini e un saluto solo a Pantaleone Leto che ci sembra particolarmente appassionato da questa partita che sta vivendo momenti intensi. Sì, eh, momenti intensi, è stato un bel primo tempo, come dicevamo in chiusura, con due buone squadre, Montepone e San Gregorio, che si sono affrontati a viso aperto, tante le azioni, eh, il vantaggio del Montepone, ora le squadre sono già Schierate, pare sia completo lo schieramento di entrambe le squadre, quindi il signor Notaro sta per far ripartire la gara. A te, Giorgio e soprattutto nelle, sulle due panchine ci sono due allenatori emergenti un po' la nouvelle vogue del, del mondo degli allenatori con uh, Alessandro Pisano per il Montepaone e Giuseppe Alessandro per il San Gregorio di Pona. Uh, il mister del Montepaone si è già giocato una doppia sostituzione l'infortunio a Grillone l'ha costretto a sostituire uh, Scarfone con Marcellino e Ur, uh, Grillone con Ursino mentre nessuna sostituzione è operata per quanto riguarda il uh, San Gregorio Gregorio Di Pona e sono gli stessi 11 Vibonesi che scendono in campo in questa seconda frazione di gioco. Fischietto in bocca per il signor Notaro, fischio d'inizio e quindi iniziamo con il San Gregorio che cercherà sicuramente di rimettere in piedi questa partita. E con Ursino che intanto affida il pallone ai piedi di Fiorentino: trattasi di Emanuele, il numero due invece, il Fiorentino Francesco che opererà come esterno di destra nella catena appunto di destra, che prevede anche come esterno alto. Gregorio Vatrella. Il lancio per Ursino che di testa mette in mezzo. Doria evita l'intervento di Simonetti, ma non quello di Curello. Controlla Ba, che tocca poi il pallone verso amante. Colpo di tacco elegante, ma poi ci pensa Mellace a sparare via un pallone pericoloso che finisce la zona di competenza di Caterino. che è... Caterina che tergiversa e vede eh, Vatrella che con una bella invenzione ruba palla a lui e a Nesci se ne va cerca di andarsene sulla fascia, arriva proprio sul fondo, cross in corsa, colpo di testa di Procopio nel dubbio Notaro aveva fischiato ritenendo che la palla avesse superato completamente la linea bianca ma qui dal nostro monitor di servizio mi sembra che forse che si veda che si trattasse del contrario Sì, sì, Giorgio... Mi sa che aveva ragione il signor Notaro, da come abbiamo visto anche noi da qua. Comunque non potremo dimostrarlo in questo momento <ride> perché non abbiamo nessun monitor. <ride> Non mi svelare tutti gli altarini, Leo, ma comunque abbiamo quattro occhi e anche qualcosa in più visto che portiamo gli occhiali e quindi potremo darvi contezza di tutto quello che accade all'interno e anche all'esterno del rettangolo di gioco. Il fischio di Notaro permette a Cannatelli di calciare di sinistro, cercando di superare la metà campo e la zona di eh, Egidio Simonetti, che viene subito contratto dall'intervento di eh, Francesco Fiorentino che ora appunto è spostato alla parte opposta rispetto a una tribuna che si va riempiendo effettivamente ci faceva notare qualcuno è la prima partita che si gioca eh, all'improvviso non più alle 3.30 ma alle 14.30 la prima non proprio ma sarebbe così era l'abitudine a, a venire allo stadio e quindi molti spettatori stanno arrivando con un tantino di ritardo non si capiscono eh, Marco Voci e Emanuele Fiorentino ne beneficia il San Gregorio di Dippona che conquista il quinto calcio d'angolo eh, contro i due conquistati dal Monte Paone. A battere ci va Simonetti, se, se non andiamo errato, si tratta del. Giocatore appunto del eh, San Gregorio Rippona, il numero 8, Egidio Simonetti, che batte di destro, parabola d'uscire, mischia in aria, colpo di testa in elevazione da parte di Amante, che continua a essere il più pericoloso della propria squadra. Ma la palla supera abbondantemente la trasversale della porta difesa da Emanuele Fiorentino. Si riparte con il pallone ad Ursino che si appoggia su Doria. Controllo della palla arriva a Ba che lo marca, ruba palla ancora Amante che in questo momento sta facendo parecchie cose. E poi lo stende appunto Doria dopo che Amante cercava di andarsene eh in bello stile. Quindi, eh punizione in favore del San Gregorio: scendono i lunghi, scende anche eh Caterina, e sarà Curello a il capitano a effettuare appunto questo calcio eh da fermo, cercando di innescare uno dei cinque giocatori che stanno entrando all'interno dei 16 metri del Monte Paone. C'è anche mister Pisano che ricorda la presenza di Giuseppe Simonetti, che era defilato sulla destra. In maniera da poterlo eh, controllare. Nessuna bomboletta per Notaro che però fa rispettare la distanza finalmente chiesta da eh, Curello dei 9,15 regolamentari. Notaro ha una buona presenza fisica, quindi un passo dei suoi vale un metro e calcola così la distanza. Batterà Giuseppe Simonetti, palla profonda, arriva in mischia, si gira all'improvviso. Ci sembra che si trattasse proprio di eh, Simonetti se andiamo errati, errati e la palla però finisce all'esterno. No, una difesa del Montepone che si è distratta un attimo e stava correndo un rischio da parte del San Gregorio che recupera ancora con Amante, era lui che ha colpito prima il pallone, Curello Simonetti e Giglio, controlla il pallone scarica per Giuseppe Simonetti sempre, Giuseppe controlla la palla di destro, gli viene chiesta palla da Francesco ma si chiude ancora la difesa del Montepone Condoria che sta per ripartire e che allarga finalmente per la partenza di Fiorentino, Francesco che parte sulla destra, sta per superare la metà campo, evita il ritorno di Marino, lo evita con la palla ma non col fisico. E questa volta è deciso l'intervento di Marino un centravanti vecchio stampo, uno di quelli che comunque entrano in maniera atleticamente decisa. Sì, sì, l'entrata è stata decisa con su Fiorentino che stava scendendo, anzi, avrebbe penso messo la palla sulla destra. C'era un compagno che accompagnava l'azione. Eh, azione che poteva diventare pericolosa quindi Marino ha pensato bene di interrompere lì, lì tutto e quindi un calcio di punizione per il Montepaone e vai Giorgio sta per ripartire ragazzi. Ed è Mellace che si appoggia su Domenico Voci. Scambio con Mellace. La palla a Fiorentino che non riesce a mantenerla in campo e riparte subito con Simonetti per Marino. Ma buon ritorno, appunto, di Domenico Voci che ruba palla. Torna tra i piedi dei Vibonesi. Scambio con Simonetti. Simonetti si allarga per avanti, ma la palla viene chiusa con Conidi, Vatrella. E un momento del gioco con fasi un po' confuse. Finalmente Bar raccoglie la palla oltre la metà campo. Proiezione velocissima e Giuseppe. Simonetti, Ba non lo vede, eh, evita un paio di avversari, ma si chiude la Ragnatela con un'ottima posizione di Domenico Voci che in questo momento sta ricoprendo il ruolo di centrale davanti alla difesa. Con grande esperienza Curello evita l'intervento di eh, Doria e il rilancio va a favorire però l'intervento di testa di Ursino. Marcellino, Doria, Procopio cerca di mettere ordine, chiama l'intervento di Fiorentino che arriva velocissimo insieme a Simonetti e questa volta all'inglese l'intervento di Fiorentino. Eh, Notaro invece ritiene che non sia così, fischia la punizione per la spallata appunto, di Fiorentino. E' Curello che cerca di innescare un compagno che però non trova libero. Tocca per Simonetti recupera ancora Procopio che fa carambolare la palla nella zona poi di Caterina. Il tocco di testa per Simonetti, Marcellino, Doria. Effettivamente c'è un po' di confusione in questo momento. E la confusione, oltre a non rendere piacevole il gioco, può essere un deterrente per l'attività difensiva da parte del Monte Paone. Recupera ancora il San Gregorio, allarga la palla per Nesci, la riceve sul settore di sinistra. Di fronte a sé Fiorentino si ferma, evita di crossare e scarica per Simonetti. La palla arriva profonda. Francesco Simonetti, franco bollato da Conidi, ma continua ancora tambureggiante l'attacco del San Gregorio, cerca il cross molto bravo in questo caso l'intervento se non vediamo male di eh, Vatrella che blocca l'azione di Enesci in rimessa laterale una partita che è iniziata anche nel secondo tempo con eh, il piede a tavoletta sull'acceleratore nessuna delle due squadre ci sta a mollare neanche un centimetro con Fiorentino e Francesco Simonetti che si danno battaglia all'altezza e alla bandierina del calcio d'angolo Simonetti ruba palla tocca per Marino colpo di tacco ancora un rimbalzo Marino appoggia si entra in aria evita un paio di avversari, alla fine c'è Simonetti ma si tratta di Egidio che tira due volte di destro e di sinistro, alla fine la palla finisce out. Veramente serve un treno di voci supplementari perché qui ci stanno facendo uh, soffrire. Sì esatto Giorgio, allora diciamo che la, la partita è, è incominciata come avevi già detto nel nell'aprire la telecronica per il secondo tempo, un uh, San Gregorio che sta cercando di recuperare il risultato, Montepone che fin qui uh, sta difendendo con ordine, poi un po' di confusione a centrocampo, ma uh, nulla di, di più, prova a ripartire il Montepone, come abbiamo visto è stato fermato con un fallo in precedenza a Fiorentino, comunque mi sembra un... Uh, Monte che dopo un, uno sbandamento alla fine del primo tempo eh, in, nella, nella fase difensiva ora pare aver registrato nuovamente e difende con ordine. Ci stiamo intanto affacciando sul nono minuto del secondo tempo, o se volete il 54esimo della partita. Il risultato è sempre di 1-0 in favore del Monte gol di Doria al 40esimo. Il pallone finisce per, ad Ursino che tocca per Procopio, in questo caso efficace l'intervento di eh, Garoffolo che poi permette a Caterina di. Per perfezionare l'azione c'è un'entrata decisa di Ursino su e si riprenderà con un calcio di punizione mentre tutto il Montepone ripiega dietro la linea della palla per appunto difendersi in questa situazione. Marino arretrato, difende il pallone, tocca per Nesci, ha una prateria di fronte a sé, subito coperto però da Vatrella. Simonetta, Simonetti si tratta di Francesco, il bomber. È sulla sinistra un po' defilato, portato all'esterno da Fiorentino. Cerca di andarsene e anche in questo caso Fiorentino copre molto bene il pallone e alla fine subisce fallo e quindi interrompe la trama offensiva del San Gregorio di Pona portata avanti da quel Francesco Simonetti che sino oggi ha nel suo carriere ben 5 gol, quindi un bomber di razza, un giocatore che ha sempre segnato in tutte le categorie. Sì, un bomber di razza che continua a segnare anche, anche quest'anno, eh, vedremo oggi se andrà a segno o no, diciamo che il San Gregorio in, in, questo, in queste prime sette giornate ha sempre realizzato anche nelle partite in cui è uscito sconfitto, quindi diciamo che ha chiuso Sempre con un gol all'attivo, intanto vai c'è un calcio di punizione da posizione pericolosa. Sì, notaro ha visto un braccio galeotto di Conidi che invece era attaccato al corpo probabilmente e ha fischiato il calcio di punizione invece di assegnare appunto il calcio d'angolo. Conidi eh, continua a dire e a ripetere che le braccia erano tutte al loro posto, non erano in posizione scomposta, ma tant'è, e sarà Curello a battere una punizione. Siamo all'altezza dei 15 metri, però molto defilati sulla sinistra sicuramente più che un tiro se si tratterà di un cross e vediamo che c'è un grappolo umano al centro dell'area di rigore con praticamente tutti i giocatori ad eccezione di Garofolo e di Giuseppe Simonetti ora si è allontanato anche Curello all'interno dell'area di rigore quindi attenzione ora a questa parabola perché la punizione potrebbe risultare pericolosa due uomini in barriera ha chiesto Fiorentino sta per partire Simonetti grande movimento al centro dell'area la palla arriva di Pugno Fiorentino dice no e ribatte la palla dove la recupera Giuseppe Simonetti. Gliela ruba a Doria che se ne va in bello stile. Riparte il Montepaone. Doria con Simonetti si accentra Simonetti e lui a passare a Marco Vosci che controlla il pallone, lo rimette verso Doria, ma intanto è tornata tutta la difesa del San Gregorio. Non si passa e sono due Simonetti, eh, Francesco e Giuseppe che fanno ripartire il San Gregorio. Contropiede con Conidi che ferma Amante. E poi Ursino che cerca di mettere ordine, ma ancora una volta un intervento a pugni chiusi da parte di Fiorentino, molto applaudito dalla tifoseria, ha permesso al Monte Paone di sbrogliare una situazione che poteva essere pericolosa. Il controllo impreciso di Domenico Vosci determina un arretramento della sfera eh, da parte del Monte Paone. Eh, ancora però il San Gregorio recupera apertura verso Curello che aspetta, anzi chiede il, lo scatto di Amante, ma in questo caso viene ribattuto il pallone, e finisce a Marcellino. Controllo si appoggia per su Domenico Voci tocco verso Vatrella. Vatrella se ne va in velocità, recupera il pallone prima che esca fuori, evita un avversario. Si accentra, lo mette, mette in mezzo il pallone, ma non si passa da quel lato. E c'è ancora Egidio Simonetti che sta per recuperare il pallone. Lo difende, evita un avversario. Anche, anche lui cerca di servire Francesco Simonetti. Raddoppio della marcatura. E il meccanismo difensivo del Monte Paone è tale da rassicurare in questi casi di tentate ripartenze da parte del San Gregorio Di Paone. Sì, diciamo sempre pronto la difesa a fermare al momento giusto quelle che sono le ripartenze del, del San Gregorio. Ora un fallo subito dal Montepaone ha provato a riprendere velocemente il gioco, se non sbaglio era Procopio perché c'era... Lì davanti un compagno libero è stata ribattuta la punizione, vai Giorgio. Attenzione il lancio verso Amante: c'è stato un momento di appannamento del signor Notaro che non ha saputo né cosa fischiava né cosa gli stesse accadendo intorno perché si trovava girato di spalle. Ma comunque non è successo niente eh, di grave. Con Ursino che recupera il pallone, si appoggia su Doria, cerca lo scambio. Con Marcellino Curello eh, ottiene il recupero della palla e anche il fallo, il fallo a proprio favore perché Marcellino si era appoggiato su di lui e Simonetti che si sulla fascia con Doria che chiude in scivolata, mettendo la palla in out per la rimessa laterale a favore dei giallorossi vibonesi che appunto si occuperanno con Giuseppe Simonetti di riprendere le ostilità calcistiche. Con Simonetti si tratta di Francesco Peramante che evita un avversario, ma poi Ursino senza troppi fronzoli mette la palla in rimessa laterale per il sesto calcio d'angolo in favore dei vibonesi. Calcio d'angolo che sarà ancora una volta calciato da Francesco Simonetti. Che quindi, non avendo una stazza tale da poter svettare di testa, sicuramente si affida alla sapienza calcistica e balistica dei suoi piedi. E sarà un destro ancora una volta ad uscire, quelli un po' più infidi e velenosi per i portieri, a uscire proprio sull'altezza e la traversa. Smanaccia Fiorentino, e la palla viene ribattuta dalla, uh, dalla difesa del Montepaone mm, uh, lancio, un cross al veleno. A veleno, sì, la palla stava ricadendo all'interno della, della porta, l'ha toccata penso quel tanto che è bastato per eh, tirarla fuori Fiorentino. Un tiro non sappiamo se è voluto o uscito un po' male, un po' al quadrato in Champions, ma che comunque stava per diventare molto pericoloso per la difesa appunto del Montepaone E intanto si ripartirà con una rimessa laterale affilata a Fiorentino. A questo punto l'esperienza della squadra catanzarese fa sì che anche dei secondi preziosi vengano recuperati in fase appunto di eh, riorganizzazione del gioco. Con Procopio che continua a difendersi. Scambia con Mellace, tocco Verso uh, Domenico Voci, la palla arriva. Ursino si gira, fucilata di Ursino che però non riesce, a uh, anzi, no, si trattava di Marcellino. Non riesce a vedere la porta e quindi spara bene in girata. Ma almeno due metri sopra la traversa. Però azione ficcante del Monte Paone. bella azione del Monte Paone. errore di Marcellino e eh, la posizione era buona. Il Dalì era importante metterla dentro in questo momento della, della gara. Siamo al quindicesimo. Il 2-0 magari avrebbe un attimo frenato quelle che sono le, le pretese del San Gregorio. L'impetro vibonese con Gregorio Vatrella che non riesce a mantenere in campo il pallone e sarà la rimessa di Giuseppe Simonetti ad occuparsi appunto del rinvio e della ripresa dell'azione. Colpo di testa ancora Marcellino che è entrato con buon piglio all'interno della partita riceve un fallo il numero 11 Voce Domenico ma l'arbitro non fischia e quindi sarà ancora rimessa laterale. Si combatte palla su palla con Mellace che recupera il pallone, se ne va in bello stile, tocca per Procopio... Tocco elegantissimo di tacco con Marcellino che innesca Vatrella e provvidenziale il rientro di Marino che di spalla, appunto, evita che Vatrella possa arrivare sulla fascia. Tutto di prima il Monte con Fiorentino favorito da Mellace. Non c'è un attimo di tregua. Doria che si è spostato sulla destra, che innesca ancora eh, voci. Fiorentino arriva in velocità e questa volta l'arbitro, nel dubbio, fischia un fallo da parte di eh, Simonetti. Un fallo che eh, forse non c'era perché c'è stato uno scontro eh, di gioco ma comunque a favore del Monte Paone ci sarà ora una punizione affidata presumibilmente al sinistro di Mellace, il numero 4, l'ispiratore un po' di tutte le trame dei giocatori catanzaresi. Ancora qualche protesta, l'arbitro va a indicare il punto esatto che ha radiografato col suo goniometro per dare l'indicazione appunto a Mellace di dove tirarla. Non sarà un sinistro, sarà un destro quello di Mellace con 4 giocatori più uno del Monte Paone e Vatrella in posizione di attesa. All'esterno c'era un fischio ma non era il fischio decisivo di Notaro che ha ancora qualcosa da dire. Eh, anche qui non ci sembrano proprio 9,15 m quelli misurati dalla Giacchetta Nera, ma comunque tantè e sarà ancora mellace a cercare di trovare la testa di qualche giocatore del Montepone. Parabola molto bella e Conidi salta ma per un millimetro non trova l'impatto con la sfera. Va fermato da Vatrella che recupera il pallone, eh, guarda eh, Marcellino, Marcellino la mette dentro entro verso lo scatto di Domenico Voci, ma palla troppo lunga. Però un Montepone manovriero e per nulla intimorito dall'attacco del San Gregorio Rippone. Montepone che adesso, in questi ultimi 5 minuti, sta macinando gioco, si sta rendendo pericoloso. L'ultima, questa potenziale azione di Conidi che è andato alto, ma non è riuscito a impattare con la palla. È emblematico su calcio di punizione, un Montepone che si sta provando a chiudere la gara. Attenzione a Simonetti, è su di lui Doria. Simonetti deve arrestare la propria corsa e cercare il cambio di gioco, finta, evita ancora Doria, cerca di entrare in profondità, tocca per Amante il cross, ma ci pensa ancora Voci, in questo caso Marco a ribattere, recupera ancora Amante, tocca per Francesco Simonetti, ancora chiuso da Conidi se non andiamo errati. Il colpo di testa vede Simonetti che cerca di evitare un per di avversari, Alla fine alza troppo la gamba il fallo su Domenico Voci, una punizione che fa. Ispirare il Monte Paone nel momento in cui siamo giunti come minutaggio al diciottesimo, 24 secondi e un gol di vantaggio 1-0 per il Real Monte Paone, su un San Gregorio di Pona Maidomo che sta cercando nel secondo tempo di riportare in pareggio una situazione che vede predominare in questo momento, dal punto di vista delle reti, il Monte Paone. Colpo di testa di Giuseppe Simonetti, la palla finisce in panchina e sarà Ursino a recuperarla per effettuare la rimessa, Mellace e chiede palla subito, la si affida dove i piedi sono. Sventagliata, no look per Fiorentino. Che si fa trovare preciso all'appuntamento. Ha di fronte a sé eh, Simonetti. Lo evita. Ma Simonetti è un osso duro. E Coriaceo. E poi ci pensa Marino. Arretrato in questa fase del gioco. Da mister Alessandro. Mentre Mellace ruba ancora un altro pallone. Si invola, penetrazione di Mellace. Procopio fermato all'ultimo momento da Giuseppe Simonetti. Ruba palla e Doria entra in aria. Fucilata gol, autogol in questo caso di Marino se abbiamo visto bene il tiro però sarebbe finito tra i piedi di un altro giocatore del Montepaone e quindi quando siamo giunti al diciannovesimo il Montepaone proprio ribattendo colpo sul colpo al San Gregorio di Ippona forse mette la parola fine a questa partita allora, diciamo che è importante questo, questo gol, come avevo detto in precedenza, era importante in questa fase in cui il Montepaone si stava rendendo pericoloso, stava provando a chiudere la gara, era importante andare in, in gol, raddoppiare per eh, un attimo sborzare, smorzare quelle che sono le pretese del San Gregorio. Vediamo ora quella che sarà la reazione degli ospiti, sicuramente un uh, momento importante della gara, è un 2-0 che potrebbe chiuderla. Eh Leo, chiaramente anche tu controlli qui in stampa che il gol sia al, uh, al ventesimo del secondo tempo, quindi al 65 l'autogol di Marino, se anche gli altri colleghi uh, ritengono che sia così possibile assegnarlo. Sì, il, il numero 9 del San Gregorio che nel tentativo disperato di salvare appunto oh, dal, dalla rete ha messo nella, pro, nella propria porta quindi sul tiro di Doria 2 a 0 per il Montepone quando siamo ormai agli ultimi 25 minuti di gioco ma ripetiamo con questo San Gregorio che sta dimostrando capacità tecniche e tattiche non indifferenti c'è sempre da soffrire ma sarà Mellace ora a battere una punizione lunga con Procopio che già chiede palla ed è il più marcato all'interno dell'area Vibonese da parte dei vari giocatori. Grappolo di persone in aria, il tocco e no, c'era il fuorigioco, eh, probabilmente Conidi sul tocco di Domenico Voci era finito in fuorigioco, il nostro server lo conferma. Confermo Giorgio, confermo questa volta il signor Notaro ha visto bene, c'era il fuorigioco e quindi ora che è cambiato il risultato e siamo sul 2-0 in favore del Real Montepaone il San Gregorio continua a macinare il gioco con Amante scambia con Nesci Simonetti eh, fra, eh, si tratta Egidio che cerca di andarsene subisce ancora Fallo chiaramente eh, ha un gesto di stizza ma perché non riesce a superare più di due o tre giocatori alla volta nonostante le indubbie qualità tecniche Curello viene fermato e Mellace che tocca per il numero 11 Voci Domenico chiaramente Procopio Salvatore continua a fare sportellate in questo caso con Nesci se abbiamo visto bene ed è un giocatore di quelli che appunto si fanno valere sia sotto porta in area di rigore sia quando si tratta appunto di mettere il fisico per difendere un pallone. Intanto riceve un'ammunizione per proteste eh, Salvatore Procopio probabilmente ha ricevuto un piccolo calcetto poi dal giocatore Vibonese e ha eh, contestato questo fatto all'arbitro che come al solito gli arbitri puniscono più che i falli le contestazioni le mancanze di rispetto, quindi cartellino giallo da parte eh, in, assegnato all'arbitro a Salvatore Procopio per proteste per un presunto fallo ricevuto. Leo, tu ammoniresti più per contestazioni o per falli? Dipende da, da, dal tipo di contestazione. In questo caso non mi sembra che ci fosse stata una contestazione tanto. Di pace. Pantaleone Leto in versione pilatesca e quindi non si vuole pronunciare. C'era stato un piccolo accenno di fallo da parte dell'avversario con Procopio Salvatore che aveva contestato questo fatto all'arbitro. Intanto recupera il pallone fiorentino all'altezza della bandierina. Si accentra, tocca per Marcellino. La palla finisce a Doria che cerca la soluzione più difficile con un drop di destro in corsa dall'altezza del dischetto del rigore e finisce però alto sulla traversa. Buona l'intenzione non ottimale l'esecuzione da parte del tiro. E ancora Cannatelli, un portiere che comunque nonostante abbia subito due gol ha dimostrato di essere un signor portiere che rilancia per Simonetti, tocco per Marino che non riesce a superare Conidi, colpo di testa, ancora una fase di confusione, Ba che colpisce a sua volta e Mellace che riprende il filo del ragionamento però mettendo fuori la palla perché c'era un giocatore del uh, San Gregorio che aveva ricevuto un colpo alla schiena, trattasi di Marino, l'autore dell'autogol che appunto eh, meritava un'attenzione perché aveva subito un colpo. Grande fair play in campo con Giuseppe Simonetti che restituisce il pallone che finisce poi tra i piedi di Fiorentino che tergiversa quel tanto che ci vuole per poi la, tirare fuori un lancio eh, di quasi 50 metri con un fallo però in elevazione subito da Francesco Fiorentino e quindi una punizione in favore del Montepaone. Leo a questo punto della partita tu che, cosa, che sviluppi puoi ipotizzare? Beh, continuando così, il Montepone penso possa ancora andare in rete. Stiamo vedendo un Montepone che continua a giocare in avanti. In questa fase il San Gregorio penso abbia subito eh, un po' psicologicamente questo secondo gol. Infatti il Montepone continua a rimanere in avanti, ha avuto quella bella occasione con Doria e, e poi il Montepone riesce, come vedi, a contenere benissimo le azioni del San Gregorio. Se continua così non può che essere una giornata felice per il Montepone. Ed è da notare come tutti i giocatori del Real Monte Paone eh, eh, li, li vediamo muoversi come un perfetto mm, orologio svizzero, come un meccanismo che vede muovere non solo il portatore di palla ma anche gli altri giocatori in un contesto di organizzazione eh, nel gioco del calcio che è importante, che sicuramente è una delle chiavi del successo in questo momento del Monte C'è Curello che rincuora Gregorio Vatrella, mentre intanto ci giunge notizia del gol della Rombiolese in quel di Badolato, sentiamo Leto, Leo Leto che ci può dare notizie, che lui è collegato un po' con tutti i campi. Sì, la Rombiolese in eh, gioca in casa col Badolato ed è passata in vantaggio proprio in, in questo momento. Bene, quindi questo poi ai fini dei calcoli delle classifiche per i quali comunque vi invitiamo sempre alla nostra trasmissione domenicale, tutto in diretta di domenica gol, eh, quando potrete sapere tutti i risultati calcistici dalla terza categoria fino alla serie D, già fatti, eh, pronti, cotti e mangiati di domenica. Rilancio d'esterno da parte di Mellace con Procopio che vede però Garofalo, eh, chiudere, eh, Garofalo chiudere bene, poi recuperare ancora il pallone e eh, farselo però sottrarre per avere attenzione su un momento di troppo alla fine è il numero 2 Simonetti Giuseppe che spazza la palla che però finisce nella zona di Fiorentino scambio con Conidi si ragiona sempre si appoggia per Fiorentino che rinvia però dove c'è Ba elegante lo stop appoggio verso Simonetti si tratta di Egidio di sinistro per Amante anche qui si chiude la difesa del Montepone ma il San Gregorio non ci sta curello allarga sempre per Ba che riceve la palla Attenzione perché c'è stato un secondo pallone eh, in campo. Questa volta i raccattapalle del Montepone ricevono un duro rimbrotto da parte di Francesco eh, Simonetti che li invita ad andare a giocare un po' più lontano. In questo caso non c'era nessuna cattiva volontà, ma semplicemente dei bambini che hanno fatto scivolare il pallone appunto in campo mentre stavano mentre stavano giocando. Ecco che eh, appunto anche mister Pisano ricorda ai eh, giocatori de, de vibonesi che eh, spetta appunto alla squadra di casa a rimproverare i raccattapalle. Si accende un attimo uh, un po' la situazione, ma mh, senza motivo, perché appunto. Per non rimproverare appunto i bambini che avevano fatto entrare il pallone in campo, l'arbitro è al centro della situazione. Vediamo se tiene in mano questa piccola, questa piccola polemica che è nata, mentre invece tutti quanti stanno cercando di tranquillizzare anche Francesco Simonetti. Poi c'è qualcuno in panchina che ugualmente ha qualcosa da dire. Sono quei, quei casi in cui è meglio riprendere a giocare e non fare polemiche. Attenzione perché. Da una piccola scintilla potrebbe determinare attimi di nervosismo che sicuramente non si incastonano in quella che è la situazione che si è determinata fino ad ora. Quando siamo, se Leoletto ci dà il ragguaglio cronometrico, al 27 del eh, secondo tempo, ha in mano un cartellino il signor Notaro che sta cercando di controllare la situazione da lontano senza, senza intervenire. In questo caso, sarà così che dicono i regolamenti arbitrali. Eh, non lo so come dicono esattamente, se dicono che bisogna, però eh, secondo me eh, si stavano accendendo una serie di focolari qui intorno alla panchina, eh, magari se il signor Notaro si portava direttamente su di loro eh, finiva tutto prima, è un peccato perché è una bella partita e da una scintilla è nato tutto questo parapiglia, ora pare che tutto stia tornando alla calma anche se qualcuno insiste, tipo Egidio Simonette che... Fa il fuoriclasse anche di questo siccome gioca bene ma continua anche nelle polemiche, quanto sarebbe il caso ora di finirla con, con le polemiche. E intanto il signor Notaro dice ci penso io, vediamo chi deve ammonire perché questa alla fine l'ottica del signor Notaro, deve ammonire qualcuno in panchina, ammonisce un giocatore, ci sembra si tratti se lo riconosciamo di Rattà ma non siamo sicuri, ecco che viene fatta vedere la maglietta e viene ammonito sia Simonetti eh, sia Rattà, quindi possiamo segnare l'ammonizione per Francesco Simonetti e per Rattà direttamente dalla panchina con eh, il signor Notaro che ha gestito la situazione con grande freddezza, possiamo dire, senza andare nel vivo dell'azione e aspettando, caso mai succedesse, che fossero gli animi da soli a eh, raffreddarsi. Quindi sta segnando insomma, sul suo taccuino tutte queste annotazioni, si riprenderà con una punizione in favore appunto del San Gregorio, San Gregorio di Pona. Con, eh, ora si sta osservando che anche altri bambini dall'altro lato della porta giocano eh, a pallone. però Penso che il bello del calcio sia proprio che eh, permette ai bambini di divertirsi. Tu, eh, quando eri raccattapalle, Leo, cosa facevi? Seguivi la partita o un po' giocavi col pallone? Giocavo, seguivo la partita. Comunque, eh, voglio dire, si è fatto di un episodio senza peso, una cosa eh, troppo grande. E, giustamente. Le, il, chi era Simonezzi, se non sbaglio, è andato ad improverare i bambini, se la poteva evitare? Attenzione perché c'è una sostituzione, esce Curello che è mh, appunto un giocatore prettamente difensivo, ed entra Gregorio Simonetti. Quindi, quando siamo come minutaggio ora ce lo conferma l'amico Leto al trentesimo del secondo tempo, è entrato Simonetti, eh, Gregorio ed è uscito Curello, il che. Eh, Considerato che Curello è un giocatore molto forte, eh, significa soltanto che mister Giuseppe Alessandro cerca di inserire un giocatore più offensivo in un contesto che vede il San Gregorio costretto a recuperare due gol. Quindi eh, ha ricevuto, appunto, Simonetti, Gregorio e, e è uscito eh, Curello. Intanto riparte e si torna a giocare a pallone il Monte Paone con Marcellino, Voci e Mellace che però non riesce eh, a essere preciso nel passaggio con Ursino che. Ha recuperato eh, però probabilmente in calcio d'angolo, quindi per evitare una rimessa laterale ha determinato un calcio d'angolo con eh, appunto, eh, eh, Francesco Simonetti che si occuperà della, della battuta eh, di questo calcio d'angolo. Cioè, eh, ecco che scendono tutti i lunghi, praticamente il San Gregorio si, eh, si rimette. Eh, all'attacco con soltanto due giocatori che rimangono all'esterno dell'area di rigore batterà appunto Francesco Simonetti mischia in aria tutti in the box e cerca mh, con grande stile eh, Gregorio Simonetti dice, di segnare in mezza rovesciata e la palla finisce eh, lontana a questo punto approfittiamo dell'ampiezza della tribuna stampa eh, chiediamo anche all'amico Ranieri della Gazzetta del Sud un giudizio sull'episodio anche se il microfono forse non arriva fino a lui Leo sì, L'episodio è indicibile perché non te la puoi prendere con dei racchettapalle della scuola calcio che insomma facevano comunque la loro parte, andare lì a redarguire questi poveri bimbi e sparare la palla lontano dal terreno di gioco è stato un, un momento di poca sportività, io, io lo vedo così. Eh attenzione perché ottimo il recupero su Vatrella da parte di Giuseppe eh, Simonetti e calcio d'angolo in favore del Montepaone che stava con una ripartenza appunto eh, andando a far male al San Gregorio di Pona quindi ringraziamo l'amico Ranieri che ha espresso anche il suo parere eh, appunto approfittiamo dell'ampiezza e del parterre qui presente in tribuna stampa sarà un calcio d'angolo e siamo ormai entrati nell'ultimo quarto d'ora di gioco con Vatrella che sportivamente nel mette la palla su fuori direttamente restituendola in pratica al San Gregorio di Pona come per tutto l'arco della partita stiamo assistendo a episodi comunque di fair play un momento di nervosismo forse può essere giustificato Marcellino tenta il destro di quelli pericolosi ma viene murato da Garoffolo e Mellace che sventaglia nella zona di voci sto a seguire veramente molto bello applausi per voci per una questione di mezzo metro nel riuscito poi a tenere il pallone dentro Bella, bella l'intenzione di, di Voci che ha fermato la palla portando in avanti, un po' lungo Altrimenti sarebbe, sarebbe stata un'azione molto pericolosa. E per dare a Cesare quel che dice, Cesare, si trattava di Vosci Domenico. Intanto recupera si, eh, Simonetti. Il tiro però viene murato anche in questo caso. Riparte ancora il Monte Paone. Con un'azione che viene però contratta da Marino. Che in questa fase è arretrato molto. Quindi, pur avendo il numero 9, è stato schierato in funzione più difensiva. Attenzione a Marco Vosci che è andato da dietro a commettere fallo su eh, Simonetti. Eh, in Caso c'è l'ammonizione, in questo caso giusta, anche per Marco Voci. Ha già il cartellino in mano il signor Notaro. E appunto, quando decide di ammonire, parte direttamente col cartellino eh, pronto. E ora lo segnala, Voci, fallo da dietro. Fallo eh, in questo caso tattico che aveva fermato la proiezione di Egidio Simonetti. Si partirà allora con una. Con una punizione da parte del San Gregorio di Ippona. Siamo all'altezza, se non andiamo errati, dei 25 metri. Con uh, Gregorio Simonetti, che si è messo già in posizione di sparo. Con quello che dovrebbe essere un destro. Ma attenzione anche all'ipotetico sinistro di Egidio Simonetti. Un destro e un sinistro che potrebbero uh, preoccupare uh, Fiorentino. Che dispone una barriera a quattro. Parte Gregorio Simonetti. Bella l'intenzione, ma la palla passa 20 centimetri sopra l'incrocio dei pali controllata a vista da uh, Emanuele Fiorentino comunque un San Gregorio Maidomo Maidomo adesso abbiamo assistito a questo calcio di punizione eh, Fiorentino era sulla traiettoria tanto scende sulla fascia sinistra Vatrella fermato da Garofalo, dicevamo San Gregorio Maidomo eh, Montepone comunque che sta provando a aumentare il vantaggio. E si tratterà di una rimessa laterale, siamo giunti al... 35esimo minuto di gioco. Stiamo entrando nel 36esimo. Marcellino ancora un intervento deciso di Garoffolo. Poi eh, ribatte Marco Vosci con Simonetti che combatte insieme a Domenico Voci, la palla finisce a Fiorentino, poi Mellace il Tocco eh, vede favorire l'intervento di eh, Conidi. Attenzione perché sta ripartendo Nesci che controlla di destro, parte sulla fascia. Subito il recupero su di lui di Doria che permette poi che l'inserimento di Fiorentino Mellace che continua a distribuire. Palloni con sapienza e geometrie molto precise, con Conidi ancora Mellace che raccoglie il pallone, scambia con Ursino. Ursino a questo punto cerca di addormentare la partita, toccando per Fiorentino che poi sventaglia in direzione di Fiorentino Francesco, ma in maniera imprecisa. È un montepaone che cerca appunto di gestire questa parte finale dell'incontro, gestirla sia sul piano tecnico che sul piano delle energie nervose e portare a casa tre punti che potrebbero permettere. Di riaguantare la cima della classifica. Intanto si gira eh, Sor, eh, Simonetti e parlo di Egidio. Scambia con Marino. Marino tenta il tiro da lontano, la deviazione determina l'ennesimo calcio d'angolo e eh, se il Pantaleone Letto non mi corregge dovrebbe essere l'ottavo calcio d'angolo contro i tre, i tre. del eh, Monte Notiamo comunque una maggiore efficacia da parte di Raccatapalle, Il pallone è già pronto in attesa dell'arrivo di eh, Egidio eh, Simonetti e si tratterà appunto dell'ennesimo calcio d'angolo sempre con parabola ad uscire e sempre anzi no stavolta di sinistro cambia piede ma il risultato non è dei migliori la palla finisce direttamente, direttamente in out e quindi si riprenderà con un calcio di fondo in favore del Real Montepone. Leto quindi eh, siamo arrivati a un momento della partita in cui dovresti indicare quelli che per te sono i quattro migliori giocatori due per squadra ehm. Beh, sicuramente da San Gregorio direi Egidio Simonetti e l'altro, Simonetti Francesco due Simonetti sono stati bravi, anche il portiere ha fatto un paio di interventi, invece nel Monte Paone Doria secondo me ha fatto una bella gara e gli altri... E Il secondo del Monte Paone? Il secondo sono stati tutti, tutti bravi, ma... Fammi pensare un attimo, forse voci, Domenico. Eh benissimo e noi come di consuetudine ricordiamo ai nostri spettatori di non affannarsi a premere il pulsante verde o il pulsante blu del telecomando perché tanto poi alla fine il miglior giocatore in campo lo decidiamo noi intanto se c'è un incidente eh, se non andiamo errati si tratta di eh, Fiorentino che ha ricevuto un calcio e eh, praticamente è rotolato eh, fuori del campo anzi no è ancora all'interno del rettangolo eh, di gioco e quindi viene, viene, vengono chiamati i massaggiatori che prontamente si avvicinano a punto al giocatore del Monte Paone per prestargli i necessari, eh, i necessari soccorsi. Dicevamo, Leo, che in pratica poi dovremo scegliere il migliore in campo. Quindi, questa volta, preparati in maniera che non ti possa eh, trovare, eh, cogliere, di cogliere di sorpresa. Esce fuori dal campo, appunto. Si tratta di eh, Fiorentino, ancora un'inferiorità numerica per il Monte Paone, con Mellace che si occupa, appunto, del rinvio, e ancora una volta scarica verso. Salvatore Procopio, buono l'intervento di Egidio Simonetti che mette in rimessa laterale. 2-0 per il Real Montepaone. 39 minuto del secondo tempo, mancano 6 minuti più recupero che probabilmente sarà eh, corposo, ma eh, sembra che il Montepaone sia riuscito a mettere appunto eh, da parte questa vittoria. Intanto c'è un intervento falloso da parte di Nesci e con ammonizione per Nesci eh, da parte del signor Notaro. L'intervento è stato deciso di 30 centimetri fuori dall'area di rigore, e quindi ancora un'occasione per il Montepone con Mellace che, con il suo destro fatato e le sue scarpette azzurre, cercherà di mettere qualche suo compagno in condizione di battere a rete. Calcola i 9 metri con assidua precisione il signor Notaro, e vediamo appunto che stavolta Mellace sta proprio prendendo le misure, un po' come fa Pjanic nella Juventus, arretrando di quel tanto che basta per poter calciare il pallone nella maniera migliore possibile. Mentre Cannatelli dispone i due giocatori di, in barriera nel modo che possano offrirgli maggiore copertura. Si prepara anche con Idi insieme con Procopio, insieme con Doria. Grande movimento in aria, parabola interessante, colpo di testa e gol. E ancora gol questa volta di Domenico Voci al quarantesimo. Del secondo tempo e chiude appunto la partita. Una parabola meravigliosa di Mellace, ci ha creduto e probabilmente era uno schema Domenico Voci e l'ha messa dentro proprio un attimo prima che il pallone finisse in auto. È vero, ha colpito di testa proprio sulla linea, da posizione quasi impossibile, è riuscito a mettere dall'altra parte nulla da fare per Cannatelli 3-0. Che a questo punto chiude la gara. Montepaone che torna in testa alla classifica meritatamente. E ancora una volta, eh, su parabole molto delicate, parabole veramente deliziose, fatte da destra o da sinistra, eh, il Montepone riesce a concludere e a segnare. Eh, in un primo caso, in occasione del primo gol, era stato Marco Voci, in questo caso è stato Mellace che ha messo appunto la, la palla che poi eh, Domenico Voci è riuscito a eh, mettere dentro. Quindi, quando siamo a 5 minuti, quindi all'85esimo del secondo tempo ha segnato Domenico Vosci, 3-0 per il Monte Paone. A questo punto, consentitemi comunque di dire che il San Gregorio, pur battuto, forse non meritava questo passivo, però ha trovato di fronte a sé una squadra volitiva. Appunto, il Monte Paone che è riuscito a far male nei momenti giusti della partita. Esatto, Giorgio. Il San Gregorio ci ha provato sin da subito ha trovato di fronte una, una squadra. Ben messo in, in campo, quadrata con una difesa. Intanto, intanto c'è una sostituzione. Entra, entra paparazzo ed esce ed esce voci. Quindi sostituzione praticamente al 43 in chiusura di gara pa paparazzo per voci. Dicevamo eh, San Gregorio che ci ha provato sin dai primi minuti, un ottimo Monte Paone riuscito a contenere il San Gregorio poi è riuscito a colpire 3-0 meritato. Fin qui diciamo avevo detto che il San Gregorio Giorgio a inizio gara aveva sempre segnato anche quando è uscito sconfitto, oggi all'ottava giornata eh, ancora la deve finire, manca 42 più come dicevi Corposo Recupero, ancora non ha segnato. Speriamo che sia così per il Monti e quindi ora a questo punto possiamo vedere con maggiore tranquillità la partita perché il Monte Paone è in vantaggio eh, di tre gol. e eh, Ricordiamo appunto le sostituzioni, Grillone e Scarfone sono stati sostituiti da Orsino e Marcellino, Curello è stato sostituito da Simonetti eh, Gregorio. Attenzione perché l'arbitro ha fischiato ancora una punizione in favore del, uh, del San Gregorio e quindi eh, ci sarà appunto questa punizione praticamente al limite dell'aria. Quindi il San Gregorio continua comunque a premere sull'acceleratore perché uh, non ci sta comunque a perdere e vediamo ora sarà Simonetti a effettuare eh, questa, questa punizione di sinistro e vediamo che siamo proprio all'altezza dei 16 metri però c'è anche Gregorio Simonetti oltre a eh, Egidio Simonetti pronti per la battuta barriera 5 Fiorentino vuole una barriera molto eh, densa eh, in copertura con Notaro che è preciso nello stabilire appunto le distanze, parte Simonetti, Gregorio, grande fucile Calcio d'angolo, ma attenzione, si deve ripetere tutto perché si è mosso in anticipo, in anticipo la difesa con ammunizione anche per Ursino, che risulta anche lui nel lungo elenco appunto degli ammoniti. Quindi si ripeterà questa punizione perché Ursino si è mosso troppo presto. Vediamo ora eh, chi batterà. C'è ancora Gregorio Simonetti eh, sul pallone. Si ripete tutta la liturgia della disposizione della barriera, con però Francesco Simonetti che va a disturbare in posizione, anzi si defila in posizione anche eh, pericolosa. Parte ancora Gregorio, il tiro morbido il destro, però non calibra bene le distanze e la palla finisce eh, in out. Siamo giunti, Leo, al minuto 44. A questo punto devi decidere il miglior incanto. Doria, Doria, ero indeciso fra Doria e Domenico Voci. Io li darei tutti e due come migliori, ma tu mi dici che devo dirne uno? E prima li avevo indicati tutti e due come il migliore in campo. Se tu mi dici di scegliere uno, scelgo Doria. Per me sono tutti. e due. E allora, mi sia concessa anche una notazione in favore del San Gregorio di Pona con Amante, che eh, soprattutto nel primo tempo più che nel secondo, è stato un'autentica spina nel fianco della difesa del Montepone. Difesa come al solito ben registrata, difesa capace di raddoppiare e triplicare le eh, marcature. A questo punto la domanda è, è scontata. L'arbitro considererà di dare il recupero oppure visto il risultato, praticamente eh, annacquerà il recupero che altrimenti. Dovrebbe essere corposo. Leo, tu che idea hai? Mm, guarda, siamo già in recupero da un minuto. Volendo guardare il cronometro con attenzione, siamo alla 46esimo, quindi può darsi che abbia già indicato il recupero, noi non l'abbiamo visto, oppure sta andando nel recupero senza averlo indicato. Comunque, un minuto di, di partita uh, di recupero è già andata. Intanto c'è stata un'azione pericolosa. Vai a descrivere tu come solo tu sai fare, Giorgio. Sì, è soprattutto perché è già accaduta con Marcellino che di destro esterno collo pieno eh, è riuscito a mettere però sopra la trasversale la porta difesa da Cannatelli su cross di sinistro effettuato da Gregorio Vatrella. È proprio Cannatelli che eh, rinvia il colpo di testa, anzi no lo stop di Bach non riesce a controllare con Ursino che recupera il pallone ma lo dovrà recuperare per il San Gregorio Dippona in quanto l'arbitro segnala che spetta appunto ai vibonesi la rimessa. Eh, sarà Giuseppe Simonetti a effettuare quest'ultima. Per l'altro, Simonetti ci sembra Francesco che difende il pallone da Mellace, cerca di andarsene tra due avversari e la palla finisce in rimessa laterale con Simonetti. Francesco che effettua la rimessa. Il pallone finisce nella zona di Egidio Simonetti, cerca di andarsene Doria. Copre bene Marino che poi appunto lotta con Salvatore Procopio. La palla finisce poi alla squadra Vibonese e subito viene battuto una. Punizione. Francesco Simonetti controlla il pallone lo appoggia per l'altro Simonetti Giuseppe colpo di testa arriva in uscita Fiorentino che brucia lo scatto di Gregorio Simonetti e eh, blocca il pallone facendo risalire tutta la sua squadra e facendo guadagnare un po' di tempo alla stessa e quindi recupera Salvatore Procopio anticipato da Simonetti Giuseppe però in questo caso in maniera regolare per l'altro Simonetti Egidio che controlla il pallone scivola due volte si gira di sinistro serve Amante che controlla di Destro tenta poi la fucilata, che però finisce ben lontana dai pali difesi da Fiorentino, anzi finisce addirittura in rimessa laterale. 3-0 è il risultato in questo momento, riteniamo che possa essere anche il finale. Mentre cominciano a calare le prime ombre della sera, Leo, eh, si, si fa sera? Sì, si fa sera, è diventata sera, è finita la partita. Siamo al 48esimo, ci prova ancora ad andare avanti. Il San Gregorio si aspetta solo il fischio dell'arbitro a questo punto. Il, eh, potrebbe arrivare da un momento all'altro. Non abbiamo visto, come ti dicevo prima, la segnalazione del recupero, ma siamo esattamente al 48 e 30 secondi, quindi sono tre minuti e mezzo di recupero fin qui. Palla che viene controllata dal Montepone. Montepone che vince meritatamente, come ho già detto più volte in, questa, eh, in questo secondo tempo, vince questa gara un Montepone che è stato il solito Montepone, che diventa bene, ora si porta ancora in avanti. Ecco Parlamento. Doria per Vatrella, Vatrella, gol al quarantanovesimo. Del secondo tempo Vatrella, perfettamente imbeccato da, eh, da Doria, è riuscito a segnare una ripartenza e questa è la dimostrazione che al calcio si gioca sempre. Vanno ad abbracciare tutti Mister Pisano, molto bello questo segnale che vede appunto tutti i giocatori. A abbracciare l'allenatore, mentre anche il San Gregorio ha combattuto fino alla fine, ribadendo il risultato finale 4-0 con gol al 40 di Doria al 65 auto gol di Marino all'85esimo gol di voci al 94 rete di Vatrella. E la squadra esterna di S1 TV, guidata magistralmente da Pasquale Lentini con la voce di Giorgio De Filippi se il commento tecnico di Pantaleone Leto che vi saluta da Montepaone augurandovi di seguire altre partite e altre trasmissioni su S1 TV. Buona serata Ricevitoria Gerace a Montepone Lido da noi puoi giocare Super Era 8, Totogol, Totocalcio, Trist giornaliere e Win for Life. Ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Match Point. Ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'adnesso bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in Via Padre Pio a Monteponellito. Su di noi puoi scommetterci.